Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo ed oggi andremo a vedere le migliori evoluzioni di sempre. Un sacco di persone che fanno evoluzione di ogni cosa, anche della carta igienica per dire. Allora ho detto, voglio vederle. E mi raccomando, se vi volete evolvere, cliccate il tasto iscriviti e lasciate un sacco di pollice in su. Vi ricordo inoltre dell'evento di disegno a tema FNAF e Security Breach che si sta tenendo sul mio Discord, i pinguini di Discord. Ve lo lascio sotto in descrizione. Iniziamo! Ah, che bello home di YouTube che mi vedo oggi! Ci sono tipo l'evoluzione della fusione. Così! O anche l'evoluzione di Pikachu! Voglio vedere quella! Iniziamo! Evoluzione di Pikachu dal 97 al 2019! Già, Pikachu è arrabbiato. Meglio non andare oltre. Vai, inizia! Perché con questa canzone? Ah, ecco perché! Per fare l'evoluzione 2006, oh ragazzi! Pokémon Diamante e Perla, i miei preferiti! Mamma mia! E che forza che ha! E 2019 com'è, ragazzi? Da quando Pikachu ha il pelo? Gillette, il meglio di un uomo. Troppo bello! Mi piacciono questi video sull'evoluzione. Chissà che cos'altro ci sarà. Evoluzione di... il trenino Thomas. Maledetto! Iniziamo! Evoluzione del trenino Thomas maledetto 2020. Che schifo! Ma che? Ma non doveva essere il trenino Thomas normale e poi maledetto? No, è solo maledetto. Che schifo! Quello sono io quando mi sveglio la mattina sapendo che non c'è più il caffè. Ragazzi, sta peggiorando. Nel 2022 sta peggiorando la situazione. Cos'è? 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, Gabby 16 bit. Scusate. Quante evoluzioni ci abbiamo? Ci abbiamo l'evoluzione di Spider-Man, di Iron Man, di Ghost Rider, di Hulk. No, devo vederla quella di Hulk. Tenetevi forti, perché qua il più forte si trasformerà da uno schifo totale a tipo fortissimo. Vai! 1980! Ah, ma che è quello brobio? Ma che schifo è! Ma guardate, c'ha anche il monociglio e c'ha un naso... grosso del mio. Molto più grosso del mio. Ringraziamo tantissimo che la Marvel ha fatto Hulk 2012. Hulk 2017. Mamma mia, che bestia. Spaccano tutto. Le evoluzioni ancora non sono finite perché ce ne sono così tante, tipo evoluzione di SpongeBob. Questo è SpongeBob che ama... il dolore? Come ama il dolore? Perché ama il dolore? Vai SpongeBob, fatti più forte, solleva quegli orsacchiotti! Ama il dolore! Ma questo è Jojo SpongeBob. Che cosa sta succedendo? Perché SpongeBob è così muscoloso? Quanto è bella la grafica del nuovo SpongeBob. Quanta! È troppo bella. Si vedono pure i pori. Aspetta, aspetta.
Aspetta. SpongeBob 1950, stai dicendo davvero? Esiste SpongeBob del 1950? Ok, calmo, devo stare calmo. Uno dei miei personaggi preferiti è diventato bellissimo. Tra tutte queste evoluzioni di supereroi, cartoni animati, c'è anche Squid Game. Però vabbè, l'hanno messo. Quindi evoluzione del ponte di vetro di Squid Game. Vai. Ma è falso, è una TV LED questa. Ma ecco, bravo, hai capito che deve andare là. Ci vuole l'arca di scienza. Guarda, lui tranquillamente, guarda che uomo. Settembre. No, spoiler! No, dai, l'hanno fatto veramente. Mr. Beast l'ha fatto veramente. Io bella. Vabbè, scusa. Questo è quello vero. E ovviamente uno deve evitare di cadere di sotto. Adesso un altro mio personaggio preferito. L'evoluzione di Spider-Man. Dal 1977 al 2021. Vai. Anche io vorrei vestirmi così in inverno. Giuro, non sento assolutamente freddo in quelle ginocchia. Giuro, non stanno tremando quelle ginocchia. Vero, Paul Smith? Spider-Man 1977. Ma che ha al posto degli occhi? Degli occhialini. Ma quelli là sono gli occhialini che si mettono per andare in piscina. Dai, effetti low budget. Toby, quanto sei bello. No, scherzo. E Andrew Garfield, altro personaggio preferitissimo, ragazzi. Però li adoro tutti in Spider-Man. Scusate, devo vomitare le baby di Tom Holland, scusate. Iron Spider! Sì, 2019! È l'ultimo, ragazzi! L'ultimo, 2021! Mi sto commuovendo. Come questa qua? Come se non bastasse, hanno pure deciso di fare l'evoluzione di Huggy Wuggy. E ho detto tutto! Huggy Wuggy 2010! Ma questa è un'animazione! Non c'entra niente col 2010! 2015. Quindi più andiamo avanti, più sono cresciuti i peli. Ma depilati. No, ragazzi, che paura. Che paura. E immaginatevi come sarà nel 2022. Infatti eccolo qua. Questo è nel 2021. Huggy Wuggy non è un SCP, ok. Ne devo vedere un'altra. Evoluzione di Spider-Man, che al posto delle ragnatele lancia corde. Perché è così? Che tecnologia, proprio la voglio. Ho sempre sognato uno spararagnatele. L'unico problema è che non me l'hanno mai comprato. Lo volevo, quello con le cose filanti. Ragazzi, io direi di terminare con qualche evoluzione di FNAF Security Breach, tra cui l'evoluzione di Glamrock Chica. È un pulcino. È un maledettissimo pulcino. Chica che poi è diventata una gigaballa. Cosa fa?
davvero esiste un gioco del genere? Per favore. Anche io voglio un pulcino. No, quanto è bella Glam Rock cieca. Nel 2021 com'è? È peggiorato. Che ragazzi, io direi che questo video sulle evoluzioni lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un sacco di pollici in su, qua il vostro Lorenz è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. E ciao!